Bentornati in un nuovo video di Deltarune. Scusate se l'ho tagliato male, ma ieri quando l'ho registrato non mi ero accorto dell'orario. Ciao. Grazie, perché non possiamo. È una. Sì, è lo stesso delle ultime volte. Ragazzi, ora vedremo un'ultima cosa e poi chiudo. Wow, questo è figo. Non sono mai stato in un team così grande prima. Non hai una legione di ragazzi vari? Sì, ma mio padre li ha forzati a ascoltarmi. Quindi non è che mi piacciono li piaccia veramente. Mi piacciono veramente. Cioè, lui non piace a loro. Beh, non hai bisogno di loro più. Ora basta che stia con noi. Bene. Voglio evitare dialoghi il più possibile. Sono comunque affamata. Non c'è niente qua. Dovrei aver rubato più monete alla fine. Pensavo a quella, appunto. Beh, che c'è? Dovreste smettere di scherzare su di me per una volta. Vai avanti. Passo. Ah, no. Beh. Ah, Susi, un albero di caramelle. Vai. Cavolo. Il pezzo è troppo. L'ultima parte è troppo in alto per raggiungerla. Non ti preoccupare, Susie, ho una trasformazione speciale per volte come questa. Davvero? Guarda e impara, Tim. Wow. Guarda, Stu. Hai messo semplicemente le mani a terra. Ehi, non essere gelosa. Geloso. Geloso. Trovata. Dimmi di cosa sa. Non l'hai mai mangiata? Intendo. Volevo sempre sapere come facevo, ma non potevo mai prenderlo da solo. Sai, dimmelo tu di cosa sa. Lo dai a me. Pensavo fossi tu quella affamata. Io ho cambiato la mia idea. Oh, Candy, cioè, sì, la caramella fa parte del team. Basta! Ok, basta! Oh, finalmente. Grazie, Susie, perché veramente non ce la facevo più. Quindi cosa sa? Sembra di amicizia. Cioè, tipo cosa? Ah, sembra come se i miei denti si stiano disintegrando. È davvero cattivo. Sì, ma grazie per aver condiviso. Sei una brava amica. Ok, grazie, credo. Quanto cavolo dura? Stop. Semplicemente camminare con voi sembra bello, però che cavolo. Come se stessi facendo qualcosa di importante. Quello è perché sei insieme ai Lightness Lancer. Il nostro scopo è assisterci. È l'unico modo per essere finalmente Fulfilled, non mi ricordo come si chiama. Davvero? Ma il mio padre odia i Lightness. Vuole. Davvero sembra felice tuo padre? Io non lo so. Ok, mi sta venendo un dubbio. Ok, passiamo oltre il significato di questa parlata. Sei semplicemente felice che tu abbia mangiato quella cosa. Sì, era molto buono il succo. Intendo, non sono di qui e stare qua è un po' strano. Felice? Ne. Vabbè, ora passiamo avanti perché veramente non ce la faccio più. Forse. Bene, basta, basta. Oh, no, altri dialoghi. Guardate, c'è il castello. Sì, è dove vivo. Io e mio padre. E quella cosa dall'alto è la fontana, Susie. Se arriviamo lì, tu e Chris potete finalmente andare a casa. Wow, ci è voluto tanto. Chris, Lancer, andiamo. Ok. Siate sicuri che non ci sia un altro modo a casa? La fontana è guardata da guardie per ora.
Se provate ad andare là, sapreste, potreste farvi male. E cosa? E andiamo, Lance. Nessuno ci batterà. Se qualcuno è nella nostra via, ciò che dobbiamo fare è distruggerli. Ma se dovete combattere, tutti perdono sangue, no? Non ti preoccupare, chiunque sia, saranno sfiniti prima che possa battere ciglio. Ma Susie, cosa? Credo di dover andare. Dove stai andando? Ma più. Ehi, aspetta, perché ti comporti in questo modo? Susie, aspetta. Che cavolo. Mi ricorda molto una scena di Paper Mario Origami King in cui. Prendete i Lightners. Questo mi ricorda molto una scena di Paper Mario Origami King in cui dovete schivare il catagnaccio. Kamek e poi anche Olivia se ne vanno senza di Chris. Lancer! Ehi, ma che stai? Li abbiamo circondati. No. Che? Poveri Lightness, dovete stare qui per sempre. E noi piace che voi siate puniti. Oh, beh, questo è una cosa, ok, Chris, no? Imprigionati per l'eternità. È un bel po'. E Susie? Dov'è Susie? Dobbiamo trovarla prima che si faccia male. O che faccia male qualcun altro. Magari c'è qualcosa con cui possiamo scappare, no? Your HP must out. Ah! Era davvero un'armatura? Non lo sapevo. Ok. So che tu ce la posso fare. Posso fare niente. Sì, capisci che. Non possiamo fare niente, lo capisci? Susie, ehi, sto cercando di concentrarmi. Susie, che ci fai? Non lo so, in prigione? Dove sei? Seriamente, sono fuori dalla mia cella. Dove sei? Ho parlato con uno che mi ha dato le chiavi. Susie, davvero? Come? L'ho invitato a visitare il cestino della spazzatura. Comunque, c'è un puzzle. Ok, risolvilo, Susie. Io non lo so come. Non so. Risolvo puzzle. Ehi, e se non aspettiamo Lancer? Vive nel castello e ci salverà. Ma perché non ti fai aiutare da Chris? Io non ho bisogno del tuo aiuto. Ma se lo dici così. Non ti fermerò, ok? Dille cosa fare. Così. Poi è questo. Ok. Sì, ce l'abbiamo fatta. Grande, ora vieni e salvati. Oh, salvaci, ok, grazie, grazie. Grazie per aiutarla, Chris. Sembra che l'abbia apprezzato. Chris, sei preoccupata riguardo a lei? Sarà ok. Beh, non so come la senti, ma non credo ci metterà molto. Quindi chiudi gli occhi e pensa a cosa sta facendo ora. Ok. Dove vado? Andiamo di qua. Chris, hai detto qualcosa? Non riesco a sentirli. Ando da questa parte.
Beh, non c'è. È un vicolo cieco? Cos'è? Questa è la luce. È la voce di Lancer. Un altro di questi. Magari potrei andare indietro e chiedere a Chris. E fare in modo che il loro. Lancer! Ok. Di quello che dico, in realtà lo dice. Lo pensa. Lo farò da sola. Capito? Devono restare nelle loro celle. I Lightning non possono scappare. Specialmente quella viola. Lancer? Susie! Cosa ci stai facendo qua? Lancer, Chris e Ralsei sono ancora là dentro. Io lo so. Io sono quello che ha detto alle truppe di metterli là. Di tenerli là. Per sempre. Lancer, tu volevi farci fuori o... sì, più o meno lì. Pensavo fossimo un team. Io posso spiegare, Susie. No, è ok in realtà. Sai, non devi dire niente. Io l'ho capito, sai? Perché dovrebbe qualcuno in realtà essere mio amico comunque? Susie, non è... Zitto. Ma... Zitto! Via di qui. Hai capito? Via di qui. No. Non mi hai ascoltato. Ti ho avvertito. Quindi non aspettate che io mi senta colpevole. Quando ti toglierò dal pavimento. Ora guarda cosa succede ai traditori. Loro vengono uccisi. Se non vai via dalla mia via, ti ucciderò. Capito? Ti ucciderò. Hai mancato, idiota. Aspetta, perché non combatti? Ha molta vita Lancer, devo dire. Pensi che mi importi? Se tu muori, sarà più facile per me. Ok, è la fine. Se vuoi davvero morire così tanto, allora muori. Miss. Mancato. Susie, mi hai mancato. Io non voglio ucciderti, sai. Solo vai via, per favore. Ma Susie, se vi faccio andare io, allora tu e mio padre dovete uccidervi. Almeno se state qua, nessuno dei due di voi sarà fatto si farà male. Allora io non lo ucciderò, prometto. Io e lui parleremo pacificamente, sai? Io non credo che mio padre lo farà. Ehi, Lancer, andiamo. Siamo un team, vero? Nessuno ci può fermare. Combattendo no, vero? Sì, hai ragione. Ok, potremmo provare. Posso evitare anche. Parlerò con mio padre. Ok, ora andremo da qualche parte. Ok, vado. Susie. Sì? Siamo ancora amici? Sì, certo. Certo che voglio esserlo. Ci vediamo.
Ok, ora come dovrò andare avanti a suo padre? Ok, mi inventerò qualcosa. Quindi è perché. Quindi ecco perché Chris. Hey, Susie, sei venuta a salvarci. Lo sapevo che avevi il cuore di un eroe, Susie. Sì, ora siete stati fortunati. Chris, sì, ho capito. Ok, ora che siamo qua nella prigione del castello, mi fermo per il semplice motivo che sennò ci andiamo veramente troppo. Quindi ci vediamo alla prossima puntata, anche perché probabilmente dividerò anche l'episodio 2, quindi ci vediamo alla prossima puntata di Deltarune. Ciao!